Allora, allora eh, to tornando al discorso fatto ieri su, su Marotta, ovviamente il problema dell'Inter non è Marotta, eh, cioè, sottolineiamo questo, il problema dell'Inter non è Marotta, ma è la proprietà, fortunatamente in uscita. Tornando però a, a tutto quello che ho detto ieri sera, ho tralasciato anche delle cose, almeno mi libero definitivamente. Quando, quando Luciano Spalletti, un signore, ma non perché lo conosco, Luciano Spalletti vi garantisco che è un signore, all'Inter è stato trattato come un cane, per come la vedo io, e l'Inter... L'inte dovrebbe ringraziare Luciano Spalletti per come ha gestito i cardi, perché altrimenti i cardi, che poi alla fine era il suo intento, sarebbe andato via non a 50-60 milioni, ma sarebbe andato via quasi gratis, tra l'altro in un'intervista a marotta sei mesi prima a Sky, gli chiedono il eh, direttore: ma Spalletti e fine fa il prossimo anno, spalletti sarà il prossimo allenatore dell'Inter di Marotta dice Spalletti ovviamente rimane siamo contenti anche perché a Luciano Spalletti quello che hanno chiesto lui ha risposto con i risultati quindi a Luciano gli furono chieste delle cose e lui poi alla fine ha raggiunto no? Gli potevi chiedere di vincere il campionato con quella squadra lì a Spalletti cosa succede? Dopo sei mesi Luciano esonerato prendono Conte e l'Inter ha due allenatori a Libropaga e spende di allenatori più del Manchester City perché quando, quando Marotta dice che che Spalletti rimane gli rinnovano il contratto dopo sei mesi Luciano viene esonerato prendono Conte a 12 milioni e Luciano Spalletti costa 8 milioni lordi all'anno più i 12 di Conte l'Inter spende Qualcosa come 20-22 milioni totali di allenatori al mese. E, e uscì un articolo che, che diceva, che riportava proprio il fatto che l'Inter stava spendendo più del Manchester City con Guardiola. Questo è quello che voglio dire io. Bisogna dirle le cose come le stanno. Quando la situazione eh, non è buona, bisogna un attimino, secondo me... Farsi tutti un'analisi di coscienza dalla dirigenza ai giocatori, la proprietà non ne parliamo nemmeno. E poi ragazzi, un'altra cosa, no? Cioè, ora non facciamo finta di nulla, però, eh, non mettiamo la testa sotto la sabbia. Marotta per un fallo laterale invertito alla Juve si presentava davanti ai microfoni qui in Inter Bologna che ci hanno fatto rigiocare una partita. Che non bisogna che non bisognava rigiocare a malapena ha detto qualcosa quindi no. ci sono delle differenze ci sono delle differenze poi ripeto io non ti dico che è marotta il problema dell'Inter non sono matto non è certo lui il problema però si può dare di più come quella famosa canzone degli anni 80, si può dare di più tutti bisogna dare di più Questo pick bond è stato tirato fuori dal sole 24 ore. Cerchiamo di esprimerci in termini eh, semplici, no? senza entrare nei tecnicismi, e poi io, tra l'altro, non conosco benissimo non sono a livello, a livello dei ragazzi che lo fanno per lavoro? Ma il pick bond è stato uno strumento funzionale proprio per il cambio di proprietà, altrimenti avrebbero trovato un'altra formula. Perché hanno fatto il pick bond? proprio perché serve per il passaggio di proprietà e soprattutto perché, perché il pick bond? Perché Octree, altrimenti a Zang non gli avrebbe dato un euro. Ecco perché è stato fatto il pick bond. Ora si sente dire che, per l'amor di Dio, ognuno scrive tutto quello che gli pare, ci mancherebbe. Capisco che, 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 che si debbano vendere i giornali e se, si tratta sempre di lavoro, però bisogna fare delle distinzioni e dire le cose come le stanno. Cioè, io ho letto che praticamente Zhang vorrebbe fare un prestito che nessuno gli fa, anche perché dalla Cina gli bloccherebbero questa operazione, per, diciamo, annullare il pick bond per avere dei tassi, più, dei tassi migliori, no? A parte che il pick bond lo può estinguere solo una nuova proprietà. Zhang non lo può estinguere e ridiscutere il pick bond è una cosa impossibile 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 nelle condizioni in cui è zang soprattutto e poi di base il pick bond non viene mai ridiscusso no ho fatto ho messo anche un post eh, sul canale quindi secondo loro zang con 900 milioni di debiti impossibilitato nel Immettere capitali perché dalla Cina i rubinetti sono chiusi. Il calcio non è un settore strategico. Lui chiederebbe un altro prestito per estinguere il peak bond per continuare praticamente a fare cosa? A fare mercati a zero e ad accumulare debiti. Perché lui accumulerebbe il prossimo anno, ci sono proiezioni per 240 milioni di perdita. E questo e questa è questa la cifra stimata per il prossimo anno. Che senso ha? Chiedeteglielo, ma che senso ha? Anche perché non sta accadendo questo, loro, perché Zang non è matto, Zang non si fa soffiare l'Inter da U3 la venderà prima, anche perché se io fossi un compratore senza far parte dell'alta finanza senza essere un advisor, un investitore, quello che ti pare se io, se io volessi comprare l'Inter non vado da Zanga, aspetto sei mesi e vado da U3 mi sono spiegato o no? Quindi prenderebbe un prestito per estinguere il Pick Bond. Perché per estinguere il Pick Bond? Perché allora non si può ridiscutere. eh Ma Zang non lo può estinguere il Pick Bond. Solo una nuova proprietà può annullare il Pick Bond. Dite delle cose che non esistono. Informatevi prima di dire queste cose qua. Servono anche delle basi giuridiche che voi non avete. Che non ho nemmeno io, ci mancherebbe. Ma c'è chi ce l'ha, fidatevi. Poi. Il porto, occhio al porto. Occhio al porto. Una scheggia impazzita. Il porto, occhio che ha fatto fuori l'Atletico Madrid. È una squadra che gioca a calcio e che, che riempie bene tutte le zone del campo. Reparti belli compatti, occhio, occhio al porto. Eh, io prima, prima di pensare a, a quella dopo del porto, ci starei attento. Occhio al porto, ve lo dico subito: non la prendere sotto gamba, perché poi tu ci rimani male. Occhio al porto. La febbre di bastoni. Tutte le volte che bastoncino è una mia supposizione, eh, ci mancherebbe, ragazzi. Tutte le volte che Bastoni viene sostituito, gli viene la febbre. Chissà come mai ti sembra normale a te? E soprattutto tutte le volte Gio a Cerbi prendi due gol. A Cerbi mania, ti sembra normale a te? Quante volte ti viene la febbre bastoncino? Fai il vaccino, no? Quello per l'influenza. Ti capisco bastoncino, io ti capisco e la gente. Sono, sono, sono tante persone che purtroppo non è che non capiscono. ci sono tifosi e fanno finta di non vedere e non è bene, ragazzi. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna analizzarle, bisogna. Bisogna dire la verità, Bastoni ha dei problemi con l'allenatore, parliamoci sinceramente, non abbiamo capito tutti, diciamolo pure, non c'è nulla di male, ma cosa c'è di male a dirlo? Bastoni ha dei problemi con l'allenatore, molto semplice, tutte le volte lo sostituisce, lui guarda la faccia di Bastoni e, 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 e la partita dopo ha la febbre, non parte perché ha la febbre, ha la febbre, sono già tre, tre febbre, una, due, tre, nel giro di un mese e mezzo, due. Fatti il vaccino bastoncino. <ride> Finalmente sta per finire la prima, la prima fase, poi dopo ci saranno i mondiali. Eh, bisogna vedere i giocatori in che condizioni tornano. Bologna e Atalanta. Di queste due te lo dico subito, occhio al gobbo, occhio Casperini. Che con noi da sempre il 100% e il Bologna di Fiago Motta poi alla fine non ha nulla a perdere. La squadra che viene dai dei de buoni risultati, gioca a calcio. Sono due partite, sono due partite da prendere veramente. Non capito, non con, con, con le pinze. Bisogna che tu ci stia attento perché l'ambiente San Siro potrebbe essere infuocato a che Ormai a, me, la, me lo dicono, ragazzi, che abitano a Milano eh, perché io non abito a Milano. Zang eh, tutte le volte va allo stadio, dai, dai semafori a me 30 dentro, gli ricordano basta, vattene via subito. Ma ragazzi, se ne sta andando, non vi preoccupate. Non è matto Zang, non perderà l'Inter zero E quindi l'ambientino potrebbe essere infuocato, magari un in Bologna duri fatia, primi 20 minuti, mezz'ora, non riesce a trovare il gol, cominciano i primi i Mogugni. Sono film già visti. Sono film già visti dietro. Chiunque, eh, chiunque ti fa gol. La squadra è comunque una squadra. L'Inter non è uno squadrone eccezionale, ma non mi vorrete mica dire che l'Inter, questa squadra qui, è da mezza classifica? Vero? Forse l'allenatore da mezza classifica. Non è la squadra. Poi ve lo ripeto: quei poi soldi che ci sono stati, a mio avviso, sono stati spesi male. Ti faccio un esempio, le ultime operazioni da 25-30 milioni? No, Sensi, giocatore fenomenale. Io l'ho visto dal vivo. Giocatore fenomenale, ma già da, da già quando era a Cesena lui saltava già le sue 10-12 partite all'anno. Andate a vedere. Poi Sensi va al Sassuolo di De Zerbi, squadra dove suda la palla. Non sudano i giocatori, squadra dove. Non è un gioco aggressivo come quello di Parrucca, no? Sebi gioca a calcio e, e quindi Sensi si infortuna meno, ma salta comunque quelle 6, 7, 8 partite all'anno. Poi Sensi viene da Parrucca, viene all'Inter, dove a al centrocampo fai prettamente Vietnam, dove lotti per stroncare il gioco, per ripartire. Sensi fa comunque un periodo eccezionale, però poi dopo, alla fine, eh, ragazzi, fisicamente, questo ragazzo è gli faccio i miei migliori auguri va a Monza anche lì predica calcio a centrocampo, poi purtroppo se gli fa male però è dai tempi di Cesena questo ragazzo ha dei problemi fisici senza i 25 milioni il ballerino Correa 30-31 quanti sono? quanti sono? sono 55 milioni Gosens altri 25 milioni parliamo quasi di 100 milioni sono operazioni che purtroppo fallimentari lascia perdere senza un grande giocatore per l'amor di Dio che uno ci poteva puntare ma sono operazioni fallimentari che poi i soldi che hai avuto li hai spesi male e poi te l'ho detto ieri nel video vuoi ancora andare al giro a fare i mercati a zero perché qui non è non è più che prendi gli scarti della Madrid, del Barcellona, del Manchester. Qui stai prendendo gli scarti della Roma, della Lazio, ma dove vuoi andare in questo video? Dove volevi andare con i cinesi? Dove vuoi andare? Questa è cinese, sesto, settimo in campionato con il miracolo quarto posto, in Champions League non si sa cosa è successo in Champions League si sono riaccesi tutti, hanno fatto delle grandi prestazioni e meritatamente abbiamo passato il turno ma c'è anche ci sarebbe anche il campionato da gestire, non c'è solo la Champions League perché in Champions League tanto, tranne un miracolo ad un certo punto ci fermeremo noi e lo sappiamo tutti hai preso più gol del Lecce hai speso meno della Salernitana sul mercato, dove vuoi andare con i cinesi? Anzi, parliamo al passato, dove volevi andare con i cinesi? Dove? A prendere gli scarti della regina tra un po' Vai con i cinesi. <ride> Ci saranno peppi <sempre> migliori. <ride> Ciao Inzio.